e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo le varie differenze degli interruttori che possono essere presenti nelle nostre abitazioni. Allora, iniziamo proprio dal più semplice, un interruttore. Questo può accendere e spegnere una o più luci, ma da un punto solo, cioè solo da questo possiamo andare a spegnere e accendere una o più luci. Si differenzia dagli altri perché ha un ingresso e un'uscita e basta. Quindi la fase entra e riparte. Il nostro interruttore seziona questo collegamento in modo da non far passare la fase e quindi la nostra lampadina si spegnerà o si accenderà. Anche questo è un interruttore, lo si vede sempre dai due morsetti, 1 e 1-2, non c'è il terzo, e di un'altra marca, questo è Jevis, mentre questo qua era Bitticino Serie Living International, e quindi sono differenti anche le posizioni dei due morsetti, ma la loro funzione è la stessa, quindi due interruttori. Questo invece è un deviatore, lo si nota perché abbiamo i due morsetti come prima, ma un terzo morsetto. Questo consente di avere, o tramite un altro deviatore, permette di accendere e spegnere la luce da due punti diversi, quindi un corridoio oppure una cameretta. Potete trovare qua sopra il modo come si collega un impianto di deviatori. Oppure posso andare a mettere un invertitore tra i due deviatori, cioè tra un deviatore e l'altro, e quindi posso andare a fare un terzo punto, un terzo o un quarto punto, sempre aggiungendo più invertitori. L'invertitore si differenzia da tutti gli altri perché ha quattro morsetti, 1, 2, 3 e 4, e bisogna andare a vedere come si deve collegare, e perché ogni azienda ha chiaramente il suo modo di collegare i fili, però è basilare che questo invertitore accoppiato a due deviatori agli estremi faccia sì che si possa accendere la stessa luce o le stesse luci da più punti. Quindi può essere fatto in una camera matrimoniale, oppure anche un salone, o anche una serie di luci scale. Magari ho più punti luci scale, quindi avrò il primo in basso, il secondo al primo piano, il terzo al quarto e un deviatore all'ultimo, al quinto. E così da tutti i punti potrò accendere e spegnere la luce e fanno il loro servizio. Questo è un altro invertitore della serie Bitticino Light Bianca. Come vedete, sempre quattro morsetti, e sul fianco si trova sempre il modo come collegarli. C'è scritto come collegarli. Magari se vi interessa farò un video su come collegare i due deviatori con un invertitore o più invertitori. Scrivetemelo sotto e vi farò quel video per chi interessa. Poi ultimamente nelle case ci sono i comandi per le tapparelle. Questi possono essere interbloccati o no, oppure a pressione. In teoria questi qui sono quelli che dovrebbero essere montati, cioè finché io schiaccio la tapparella si abbassa o si alza, quando lascio si ferma la tapparella. In realtà si usano quasi sempre invece quelli che schiacciando rimangono bloccati e
la tapparella scende fino al suo fine corsa. Idem quando voglio tirarli su, tiro su, rimane schiacciato e poi la tapparella si ferma con il fine corso della tapparella. Anche qua ho fatto un video di come collegare questi interruttori. E questi non possono essere schiacciati insieme, come vedete, anche se schiaccio non scendono totalmente, mentre se ne schiaccio uno vedete che scende tutto, proprio per il discorso dell'interconnessione. Perché se guardate il video lo capirete meglio, ma poiché io do la fase in discesa o la fase in salita, se li schiaccio tutte e due e il tasto mi consentirebbe di azionare i due comandi, darei al motore sia una fase in discesa che la fase in salita, e questo lo brucerebbe il motore. In questo modo invece tutelano la protezione sul motore. Altra cosa fondamentale da non confondere con un invertitore, che è questo, è questo sezionatore. Questo 01 di solito è messo nelle cucine o nei locali bagno. Cosa fa? Praticamente seziona l'impianto seziona sia il neutro che la fase. Si utilizza per sezionare una presa, cioè io quando ho una presa, questo mi permette di attivare completamente la presa o disattivare completamente, cioè sia il neutro che la fase. Quindi non avrò, cioè se lo metto con uno avrò la corrente, se schiaccio lo 0 non avrò niente, né neutro né fase. Di solito si mette nelle lavatrici, a protezione delle lavatrici o delle lavastoviglie, o dove non si può raggiungere la presa. Nelle case che sono il campanello esterno, che può essere, di solito troviamo in quasi tutte le case il modello Magic, che è economico, fino adesso utilizzato in tutti i condomini perché è un punto esterno, e quindi di solito non si mette mai qualcosa di molto costoso. Se no, anche questo è un modello utilizzato, dove si può mettere dentro la targhetta con il nome. La particolarità, come vedete, sia questo che quest'altro, è che loro scattano perché sono dei pulsanti, cioè la chiusura del contatto sia solo quando io agisco in chiusura, cioè così è aperto il circuito e schiacciando chiudo il circuito, quindi suona il campanello. Ok, direi che abbiamo visto tutti gli interruttori che possono esserci presenti nelle nostre case, o almeno la maggior parte. Non mi sembra di aver dimenticato niente. Se l'ho fatto, scrivetemi cosa manca e vedremo di aggiungerlo. E a questo punto, buon lavoro a tutti. Ciao!